è proprio nel rispetto del consenso di voi cittadini che intendiamo continuare a lavorare sempre e soltanto per il bene comune e per il progresso della nostra cittadina. Scusate l'emozione. Impegnandoci nel conseguimento degli obiettivi prefissati. Siamo certi che ci avete dato il vostro consenso perché credete in noi e nelle nostre idee. Fiducia che a nostro avviso rappresenta la spinta necessaria per poter affrontare le sfide che ci aspettano, con serenità, determinazione e sacrificio. Dopo questa partecipata, sentita e anche faticosa campagna elettorale, desidero ringraziare in particolare tutti coloro che hanno espresso nei miei confronti il loro voto di preferenza, sostenendomi con un affetto davvero emozionante. Mi avete dato questa responsabilità e io farò di tutto per essere degna della vostra fiducia. Voglio lasciarvi con una citazione di Ginsburg, a me particolarmente cara. La democrazia è un sistema politico mutevole e insieme vulnerabile. Per rivitalizzarla oggi è necessario connettere insieme rappresentanza e partecipazione, economia e politica, famiglia ed istituzioni. Grazie a tutti. E meno male che aveva paura. Queste sono le nostre giovani. E non mi nascondo che ritornare su questo palco dinanzi a questo pubblico così meraviglioso fa tremare il cuore anche a me, che dovrei essere tra le decane, come dice il mio amico Domenico, però chi vive e chi fa politica con il cuore sente sempre forte questa emozione. Quindi amiche e amici di Palazzolo, buonasera a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare Carlo che insieme al gruppo mi hanno dato la possibilità stasera di essere, di intervenire e di essere qui su questo palco. È per me motivo di grande gioia dire ad ognuno di voi un grazie. Un grazie non personale, ma un grazie a nome di una lista, noi per Palazzolo, e di un gruppo meraviglioso che ha vissuto un'esperienza direi unica, irripetibile, particolare. La lista Noi per Palazzolo si è presentata all'elettorato nella sua grande eterogeneità, ricca della freschezza dei nostri giovani, ricca dell'esperienza dei meno giovani, ma in tutti, in ciascuno dei 15, era presente un unico sentimento, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di spendersi per questa città e per i suoi abitanti. E per questo non abbiamo avuto bisogno di guru, non abbiamo avuto bisogno di santoni, di presidenti fantasmi, di ideologi del passato che aspirano ad un futuro, ma ci siamo presentati con la nostra semplicità, con la nostra umiltà, con la nostra concretezza. Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. È una frase cara a Gandhi, grande maestro per la pace e apostolo della non violenza. Significa che chi sente forte questo cambiamento deve subito farlo scaturire in un impegno personale. Non si può delegare, non si può dire ad altri di fare quello che noi vogliamo, ma dobbiamo essere noi che ci dobbiamo spendere sulla nostra pelle e con il nostro impegno personale. Questa campagna elettorale l'abbiamo vissuta con difficoltà, abbiamo avuto diverse critiche, abbiamo avuto critiche personali e non, abbiamo avuto attacchi sterili che però non hanno portato a nessun risultato. Tale è che il 10 giugno 3.300 e passa cittadini hanno approvato e hanno dato un voto all'umiltà, alla concretezza, ad un progetto politico nuovo, alla bontà dei suoi contenuti. Ma dirò di più, questo paese e i suoi elettori hanno dato un premio ad una persona, hanno premiato l'onestà, hanno premiato lo spirito di sacrificio, lo spirito di abnegazione di un uomo,
Carlo Cibetta e lo hanno fatto sindaco. Gli hanno dato quel mandato, tra le mani quel mandato che gli era proprio, per una continuità e per la sua qualità. Ma insieme a lui voglio ringraziare la Giunta che con lui ha fatto questi 5 anni di lavoro, 5 anni difficili, perché hanno vissuto e hanno operato con un sistema di ristrettezza economica a dismisura, con delle lungaggini burocratiche e amministrative, con tutta una serie di leggi e di decreti che hanno impoverito giorno per giorno le casse comunali, impedendo a lui e ai suoi assessori di poter rendere vivibili e dare soluzione alle innumerevoli problematiche emergenti. Ma questa non può essere soltanto una serata di festa. La festa conduce subito a un grande senso di responsabilità. Il 10 giugno ci avete consegnato un foglietto in bianco, però chi lo legge con il cuore? In questo foglietto si leggono le ansie, le necessità, le attese e, perché no, consentitemi, anche i sogni di un paese che vive sulla propria pelle un disagio economico, una crisi nazionale ed internazionale che attanaglia il cuore e la mente. Io però sono certa che le persone a cui avete demandato il ruolo di governare questa città, se lavorano insieme con onestà, con professionalità, con presenza, riusciranno a dare le giuste soluzioni. Ma queste soluzioni non possono appartenere soltanto all'organo esecutivo, non possono appartenere soltanto al sindaco e alla giunta. Queste soluzioni, a mio parere, devono appartenere a ciascun consigliere comunale. È un mio sogno, è un mio desiderio che si possa ripresentare, rigustare il ruolo di consigliere comunale e che si possa ritornare ad avere il gusto per fare politica. Fare politica, io soprattutto mi rivolgo ai giovani, che possiate veramente riscoprire la bellezza, l'interesse per la cosa pubblica. E ai consiglieri del mio gruppo, ma anche ai consiglieri che io accolgo con gioia dell'opposizione, persone gradevolissime e sicuramente professionalmente valide, io auguro che questo consesso comunale sia un luogo di incontro, un luogo di confronto, un luogo di dialogo, un luogo di proposte e un luogo di soluzioni. Nel Consiglio Comunale deve albergare la politica intesa come speranza, intesa come passione, intesa soprattutto come servizio. E perché ciò avvenga è necessario dare dignità all'istituzione. È stato molto triste negli anni passati andare in Consiglio Comunale e vedere soltanto i consiglieri e il sindaco, e un pubblico totalmente assente. Sapeva di disaffezione, di non politica, di non amore per quello che è una delle arti più care all'uomo, la capacità di confrontarsi. Quindi diamo di nuovo dignità a questa istituzione, che deve riprendersi la centralità e la rappresentatività del suo ruolo stesso. A me piacerebbe tanto, credetemi, che questo Consiglio Comunale fosse il luogo della buona politica, fosse il luogo del lavoro, ma soprattutto fosse il luogo della trasparenza. Ed è per questo che auguro a tutti i consiglieri di vivere bene questa loro esperienza, di vivere la possibilità di produrre tesi, antitesi, ma dobbiamo arrivare alla sintesi. La sintesi non appartiene a noi, la sintesi appartiene a questa città e dobbiamo lavorare tutti uniti perché questa città possa essere la perla veramente degli Iblei, possa crescere culturalmente e soprattutto economicamente. Prima di finire volevo anch'io fare un ringraziamento personale. E io credo che nel mio risultato non può essere solo un risultato politico, non può essere. È stato un risultato di affetto ed è stato un risultato di stima, e io forse per le notevoli vicende familiari che sto vivendo mi sono sentita amata e coccolata, e vi porterò uno per uno nel mio cuore, perché veramente mi avete dato quell'ossigeno, quell'energia. E la sera del 10 ho aperto la mia agenda e ho scritto: Carlo, si ricomincia. Volevo, ecco, affidare a tutti i consiglieri, ai 14 miei colleghi,
Un particolare ringraziamento alle donne. Voi sapete che giorno 25 si insiederà il nuovo consiglio comunale e ve ne saranno già 7 su 15. Io punto molto sulla presenza femminile, perché la presenza femminile è stata sempre indice di impegno, di concretezza, di capacità veramente amministrative. Quindi ecco, un benvenuto a tutte. Voglio consegnare ai colleghi consiglieri una citazione che è stata per me in questi anni fonte di stimolo, fonte di autocritica, ma soprattutto fonte di sprone. Sono parole di Martin Luther King, che incontrando i giovani d'America impegnati nella lotta civile amava ripetere: cercate ardentemente di scoprire a cosa siete stati chiamati e poi mettetevi a farla appassionatamente. Siate comunque sempre il meglio di qualunque cosa siate. Grazie. E viva Palazzolo e viva il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti. Il bello della lista per Palazzolo è quello che abbiamo appena sentito: la saggezza e l'esperienza politica di Antonietta e l'entusiasmo di Concetta. È questo quello che abbiamo voluto e presentato a Palazzolo. Sono particolarmente soddisfatto, non lo posso nascondere e non lo voglio nascondere, per l'elevato consenso avuto in occasione delle elezioni amministrative e per le numerose attestazioni di stima che sto ricevendo in questi ultimi giorni. Tutto questo consenso, tutta questa stima è la dimostrazione e la conferma che il lavoro fatto dall'amministrazione uscente, e me ne vanto insieme agli assessori, è stato apprezzato dai cittadini, i quali hanno compreso, e qui si dice che l'elettorato è intelligente, le difficoltà che si sono dovute affrontare quotidianamente per mantenere e garantire i servizi primari per il decoro della città e per la dignità di una comunità. Il consenso avuto, inoltre, lo interpreto e lo interpretiamo come un invito e un importante stimolo ad andare avanti, perseguendo la stessa strada al fine di completare il lavoro iniziato nei 5 anni di mandato elettorale. E non c'è stato, come tanti volevano fare capire, non si è avuto, come tanti lasciavano circolare, quel famoso e temuto astensionismo. Non c'è stato quel gruppo di antipolitica che si esprime tra gli elettori che non vanno a votare. E io di questo, noi di questo ci diamo in qualche modo una risposta. Non c'è stato perché pensiamo che il nostro modo di amministrare è stato e continuerà a essere basato innanzitutto sull'ascolto dei bisogni dei cittadini, tutti, nessuno escluso, in ogni momento della giornata e in qualsiasi luogo di incontro. Sull'attenzione verso il bisogno della famiglia, cellula fondamentale della società, di qualsiasi società, sul perseguimento del bene comune prima degli interessi dei singoli. È su questo che abbiamo amministrato e su questo che vogliamo continuare a amministrare, oltre alle cose che abbiamo detto e ci siamo impegnati di fare con il nostro programma elettorale. Le difficoltà che la nuova amministrazione dovrà affrontare sono tante. Rischiamo da qui a qualche settimana di non avere i servizi essenziali per la persona, rischiamo di avere problemi a quelli che sono i servizi primari per la città, e questo solo perché abbiamo una regione in ritardo nella programmazione delle attività, solo perché abbiamo una regione che ancora fino ad oggi, nonostante siamo arrivati al 10 giugno, non ha trasferito neanche un euro agli enti locali. E questa cosa si sta ripercuotendo negativamente su tutti gli enti, anche quegli enti che non sono stati interessati dalle elezioni non riescono a chiudere i bilanci. Non è una cosa a caso, è la difficoltà che stanno vivendo tutti gli amministratori, tutte le amministrazioni, indipendentemente dall'esperienza. Per questo
questa sera, insieme a tutti i componenti della lista, prendiamo un impegno. Noi ci concentreremo per dotare il comune di un bilancio previsionale entro il mese di luglio, per evitare che i servizi essenziali possano subire blocchi e per evitare disagi alla cittadinanza. Guardate che è un impegno estremamente difficile, perché lo stesso legislatore appena l'altro ieri ha concesso una proroga dicendo potete approvare i bilanci entro il 30 settembre. Ma che senso ha approvare un documento di programmazione economica e finanziaria, quello più importante per un ente pubblico e per qualsiasi ente, alla fine dell'anno? È il segno delle difficoltà che si sta vivendo a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale. E su queste cose ci andremo a misurare con la nostra esperienza e con l'entusiasmo dei componenti della lista. Vi assicuro, non ci risparmieremo come non l'abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, e chiederò agli assessori e a tutti i componenti del Consiglio di non risparmiarsi, così come vi assicuro che presteremo particolare attenzione al Consiglio Comunale e a tutti gli argomenti che si andranno a discutere all'interno dello stesso, proprio perché il Consiglio Comunale è il luogo dove ne si prendono quelle decisioni per una comunità. Sento il dovere, in conclusione, perché so che c'è la partita e dovete andare tutti via, di ringraziare i 3.079 elettori per la fiducia accordatami, i 3.384 cittadini per i consensi accordati alla lista Noi per Palazzolo. Ringrazio anche gli elettori che hanno pensato di avermi votato tracciando la X solo sul simbolo. Purtroppo sono stati vittime di un inganno, di una legge elettorale che è introdotta all'ultimo momento il voto confermativo. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto a vario titolo in questa campagna elettorale. A queste persone dico: continuate a sostenerci, perché ne abbiamo veramente di bisogno in questi 5 anni difficili, perché siamo convinti che saranno 5 anni di grande difficoltà di amministrazione che ci aspettano. Infine, consentitemi di ringraziare la mia famiglia per il sostegno quotidiano. In esso ho trovato finora la serenità per riorganizzare le idee, le energie per superare le numerose difficoltà. A nome di tutti i componenti della lista, auguro a tutti voi una buona serata, ma soprattutto ritorno a ringraziarvi per la fiducia accordataci. Grazie, grazie Palazzolo, grazie per i cittadini palazzolesi.